Il meglio sta sotto i nostri piedi. Questa considerazione, ma soprattutto la pregevole consistenza culturale e umana del personaggio che l'ha espressa durante l'intervista a 360 gradi, cioè il professor Ermete Rossi, che parlava con sullo sfondo l'imponente Rocca Sforzesca, mi porta oggi a dedicare questo spazio alla città di Soncino e ai suoi molto ospitali abitanti. Soncino, siamo in Lombardia, è un piccolo comune gioiello in provincia di Cremona che fa parte del ristretto club dei borghi più belli d'Italia. È un borgo medievale, Soncino, borgo quasi magico, direi io, adesso che non ho respirato l'aria e constatato la innata attenzione dei soncinesi nei confronti dell'arte e della cultura in generale. Sono luoghi pregni di storia, di cui, almeno adesso, io non vi dirò null'altro. Aggiungo solo che il professor Ermete Rossi, che potrete ascoltare anche su Radio Messina Sud, è senza dubbio il più illustre e attento cultore della storia di Soncino e dintorni, come testimoniano i suoi numerosi e precisi libri sull'argomento. Bene, sentiamo l'intervista. Salve. Sono Franco Arcovito, siete sul mio programma a 360 gradi. Oggi mi trovo in una città molto particolare, medievale, Soncino, e mi sono incontrato, forse non per caso, con il professor Ermete Rossi. Il professor Ermete Rossi è qui davanti a me, sullo sfondo abbiamo il castello che a Soncino è molto rappresentativo, di Soncino è molto rappresentativo, e farei quattro chiacchiere con il professore Ermete Rossi. Direi, chiederei a lui di presentarsi per quelli che guarderanno questo programma. Prego professore, chi è Ermete Rossi? Dunque, io sono un pensionato ex insegnante, già sindaco e autore di una trentina di ricerche sulla storia locale. La fortuna mia è stata quella di aver rinvenuto circa 80.000 atti notarili redatti in Soncino dal 1004 fino al 1008 e avere trovato tutti gli annali dei sei conventi che quando sono stati chiusi sono stati raccolti all'archivio di San Fedele di Milano e oggi è l'archivio storico di Milano. Per cui la documentazione è stata ricca e abbondante e ha permesso di rivedere completamente la storia della località. Cosa consiglierebbe a chi come me non conosce Soncino di guardare, diciamo? Ma il meglio forse sta sotto i nostri piedi, perché è possibile rintracciare nella perimetria del borgo fortificato una triplice espansione ellittica, che erano i tre borghi. Un primo borgo originario che risaliva ai Cenomani, un secondo del 1200 quando è diventato comune e un terzo del 1400 quando c'è stata l'ultima espansione verso nord-est. Per cui sotto abbiamo una struttura idrografica identica a quella che c'è nel centro storico di Bologna del 1002, dovuto al fatto che molti domenicani che si trasferivano a Bologna erano di origine soncinese, quindi hanno importato quel particolare sistema idrografico per cui tutte le case del paese erano servite d'acqua corrente e dalla stessa in senso contrario partivano le acque reflue che finivano in un fossato sotterraneo che tuttora esiste attraverso il paese e scarica sotto le mura del sud del borgo. Senta professore, ho una curiosità che forse lei può levarmi. Molti anni fa c'è stata la peste a Soncino. Questa peste venne debellata, diciamo miracolosamente, fra virgolette,
perché pare abbiano fatto sfilare l'immagine di Santa Rosalia che aveva fatto già questa specie, questa sorta di miracolo a Palermo. Ora, per parecchi anni Santa Rosalia divenne la patrona di Soncino. A un certo punto qualcuno decise di tornare, se vogliamo, al patrono San Martino, giusto? Esatto. Ecco, come è avvenuto questo passaggio? Io scherzando dico, ha avuto la grazia che ha gabbato lo santo? Dunque, bisogna rettificare un po' la sua versione. Abbiamo un quadro di Santa Rosalia nella chiesa della Pieve di Santa Maria Assunta, però è arrivato da Palermo assieme a un governatore spagnolo. Sì. E nel 1600, quando c'è stata la famosa peste manzoniana, ovviamente il quadro è stato fatto sfilare per le vie del paese ed è servito, diciamo, sembra sia servito a propiziare la fine del flagello. Sì. Oggi esiste ancora il quadro che si trova in Santa Maria Assunta o della Pieve ed è ancora oggetto di venerazione. Per qualche anno poi Santa Rosalia era considerata la patrona di Soncino. Ha avuto una venerazione privilegiata, ecco, più che patrona, perché il patrono era originariamente San Martino sì. E soprattutto per vicissitudini precedenti legate al mondo militare che spesso confluiva nella località, perché essendo un luogo di confine era spesso centro di scontri tra veneziani e milanesi, tra il Ducato di Milano e la Serenissima. Ma dico, il passaggio, poi c'è stato un momento in cui c'è stato questo passaggio ufficiale. Sì. Chi era il reggente o il... Il vero potere politico era un potere politico religioso da parte dei domenicani. I domenicani. Fatto sta che noi abbiamo avuto per 3 anni come priore di San Giacomo, convento dei domenicani, quello che sarebbe diventato San Pio V. E quindi il quale ho fatto un'operazione molto intelligente, ha sistemato quello che era la litigiosità tra i proprietari agrari e i marchesi, stampa, ha messo in riga i conventi dove la vita era piuttosto rilassata e inoltre è intervenuto nelle lotte proletarie, diciamo operae, tra i tessitori della lana e i mercanti a Zanelli e a Madoni. È riuscito a farli andare d'accordo almeno per un po' d'anni, poi le cose sono riprese. Si sono complicate di nuovo. Senta, leggendo qualcosa su Soncino, io ovviamente parlo un po' così all'impronta rispetto a qualche notizia che ho appreso da poco. Perché Federico Barbarossa decise di radere al suolo Soncino? Ma ogni volta che c'era uno scontro e prevaleva una fazione, il modo più veloce era quello di radere al suolo, perché generalmente, tranne alcune strutture sacre o istituzionali, il resto erano tutte capanne. Fino al 1500-1600 le case erano di legno. Dice, era facile radere al suolo. Anzi, le stesse mura non erano mura di mattoni, erano palizzate in duplice fila all'interno del materiale argilloso. Per cui quando arrivavano i cavalieri io delle volte leggevo e dicevo, ma come fanno a incendiare le mura? Poi ragionandoci ho capito che le frecce portavano il fuoco, colpivano le mura e bruciava tutte cose. E il successivo rapporto con Federico II di Svevia, che era il nipote, come lei pensava, ecco, cosa mi può dire di quello? È importante, che non è valorizzato dalla nostra attività turistica. È stato un momento molto particolare perché, come lui aveva unito il centro-sud,
e Zerino da Romano, di cui lui aveva sposato la figlia, cercava di unificare il Lombardo-Veneto. In pratica avrebbe anticipato quello che il leghista Bossi voleva qualche anno fa. E Federico II di Svevia, come lo vedete, diciamo, qui da Soncino? Ma, a Soncino. Innanzitutto io lo vedo anche un po' come insegnante, perché multidisciplinare, la cultura e la civiltà che lui ha impostato al sud è stata molto importante e determinante per la storia della letteratura italiana. Le confesso che io sono uno studioso di Federico II di Svevia e mi chiedo come mai a Soncino non ci sono dei riferimenti del passaggio di Federico II? Purtroppo il Zerino da Romano ha fallito nella battaglia di Cassano d'Adda, è stato sconfitto perché il Papa, prevedendo che si avesse realizzato il suo progetto di unire il Lombardo-Veneto, sì, lo Stato Pontificio si sarebbe trovato tra due forze, diciamo, nemiche, Federico II e il Zerino da Romano. Allora cosa ha fatto, come era il sistema allora? Ha usato la religione per dichiarargli una crociata contro, per cui tutti quelli che erano i suoi alleati passarono dall'altra parte e lo sconfissero a Cassano d'Adda. Com'era lo stile del papato, eh? Venne portato a Soncino, perché Soncino aveva come podestà un grande mercante del tempo e quindi era l'unico posto dove poteva essere sepolto. Ovviamente quando la fazione ghibellina qualche decennio dopo perse, lasciò il posto alla Guelfa, ci pensarono i domenicani a fare sparire ciò che restava dalla sua tomba e quindi è sparito anche il ricordo del suo grande alleato Federico II. Cosa si augura il professor Ermete Rossi, storico importante? Mi auguro che gli amministratori di Soncino, prima di andare in lista, facciano una prova del DNA, cioè dimostrino di conoscere la storia locale per non fare le sceleratezze che sono state realizzate in tempi abbastanza recenti, come quando hanno trovato probabilmente le ossa di Zerino da Romano, però temendo chissà che cosa da parte della sovrintendenza, le hanno fatte raccogliere in un sacco della spazzatura e portare alla discarica, non capendo invece l'importanza che avrebbe avuto quello di poter esibire queste ossa di Zerino da Romano. Va bene professore, per il momento la ringrazio e penso che ci rivedremo presto, perché ho intenzione di ritornare a Soncino. Grazie ancora. Grazie a lei. Buona giornata. Ok, professor Rossi, grazie della disponibilità. Considerato quello che ho visto in superficie e che il meglio sta sotto i nostri piedi, ci rivediamo a Soncino. A 360 gradi, naturalmente.